5:20 della mattina, ci prepariamo da Borgonovo Val di Done. Siamo sull'autostrada all'altezza di Stradella e la buca sta già controllando l'itinerario. Vediamo qualche dettaglio. Boh, vai. Vabbè, oggi affronteremo i primi 4 passi del tour del Monte Bianco. Si partirà da Aosta in bici, faremo il Gran San Bernardo per scendere poi in Svizzera. Passo già affrontato qualche anno fa durante il percorso della Borgonovo Canterbury. Poi affronteremo il Col de Champé, scenderemo a Martigny, avremo il Col de la Fourclax che hanno fatto anche al Tour de France, poi il Col de Monté, scendiamo ad Argentière, Chamonix Mont Blanc e arriveremo poi a Megève, tappa di giornata, con 4000 metri di dislivello probabilmente. Lasciamo Aosta e iniziamo la salita verso il Gran San Bernardo. In lontananza già le prime vette innevate. È lassù che dovremo arrivare. Siamo al 13° chilometro, ne mancano ancora circa una ventina. Questi sono i posti dove Luigi si diverte d'inverno con gli sci d'alpinismo. We'll be right back.
siamo a quota 2002. C'è un gran vento, però la giornata è stupenda. Abbiamo ancora 4 km per raggiungere Gran San Bernardo. Proprio là dietro il cucuzzolo. E poi dopo un'ora e 50 di pedalata arriviamo in vetta a Gran San Bernardo. Bel frescolino, giornata stupenda. Allora già, cosa ne pensi della prima salita? I bookmakers mi danno 200 domani che faccio la tappa. Beh, una bella salita, dai, da Aosta comunque. Sì, sì. Lunga. Mi ha rotto il ghiaccio. Adesso vedremo le prossime, perché da qua in avanti il percorso è nuovo. Infatti. Ciao! Scesi dal Gran San Bernardo, arriviamo a Dorsière ed iniziamo adesso la seconda salita che ci porta a Champex, 7 km 4 circa la distanza. Thank you.
Allora, da Martigny iniziamo la salita verso Fourplatz, sono circa 14 km ed è stata affrontata anche dal Tour de France 2018. Un altro bello strappettino, siamo già a 2009 di dislivello. Quasi, c'è caldo e la salita inizia a farsi sentire. Siamo alla terza salita, proprio tipica da tour, non mollo un attimo. Siamo giunti in vetta al Col de Fourplatz, 1500 metri, 13 chilometri di salita, pendenza media 7,5. Dura, comunque bella. Siamo in Francia. Siamo in Francia. Ci mancano 6 km alla sommità del prossimo passo. 6 km? 6 km. Come si chiama il prossimo passo? Col de Montez, qualcosa del genere, non mi ricordo. Te lo sei inventato te? No. Non me lo sono inventato sul percorso. Boh. All'orizzonte lo vediamo là incastonato in quella forcella, il Monte Bianco. Siamo quasi alla sommità del colle. Grande Gian! Vai! Due bistecche! Vai, grande! Ho avuto un crampo! Avete sentito? Ho chiamato, ma. No, io non sono mica. Ho provato a rallentare, non passare, mi sono fermato. Di solito dovresti indurire, qui. Però. Allora, ho tirato un po' e ci è passato. Poi ci può stare dopo 4.000 di dislivello. Cioè. mai successo un crampo vitamina. Ma sei un mito, Fede, tre mesi che vai in bici. Sì, ma qua non è mai successo, a volte c'è il colpace che poteva capitare. Adesso discesa verso Argentière e Chamonix.
siamo 4000 metri di livello, 4 salite, rimangono ancora una quarantina di chilometri a Megève. Ci troviamo a L'Argentière, sul Mont Blanc. Guardate che spettacolo hanno in fondo. Ancora, viene male. Speriamo sia tutti così. Questa qua è un fuori programma by Buga. Per fortuna non è molto lunga. Speriamo. Una diola per concludere la giornata. Grazie Buga. Località Megève. Abbiamo iniziato la settima salita, abbiamo lasciato Megève, abbiamo proseguito verso Albertville e adesso il col d'Orzière. Dovremmo arrivare a quota 1400-1500. Che altitudine arriviamo? Non lo so. Non lo so. Non l'ho preparato, non me la ricordo. Ogni domanda della Buga non lo so. Non ho riguardato il percorso, non me la pongo, non me le pongo queste domande. Vabbè, quindi è un'incognita. Vabbè. Andiamo avanti.
siamo ancora all'inizio. No, sto pedalando al mio passo. Giusto, giusto. Per preservare la gamba. Se vado così posso farcela. Diciamo che abbiamo iniziato questa salita già al 10 e strappi anche al 12%. Speriamo bene. Dobbiamo arrivare là in alto. Arrivé al Côte de Saisie. Settima salita, bellissimo posto e montagna che assomiglia molto a quella del Trentino. Aspetta Buga, guarda il cartello su. Morzina. It's a trail we did yesterday. E adesso lo proviamo anche noi, perché abbiamo ancora un po' di energie, è giusto fare un po' di freestyle. Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo, o l'ultimo a crederci per davvero. Col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour. Mai cresciuto come Peter Pan con la labirintite. Da solo, bloccato in studio, Han Solo. Nella graffite entrato, qui da sbarbato, ho firmato ogni contratto. Mi fidavo come di un padre. Allora Buga, iniziamo l'ottava salita. Il secondo della tanda. Del Grand Tour del Monte Bianco. Il Col de Roseland. Commedia Roseland. Commedia Roseland. Arriveremo a quota 2000 metri e sono 20 km di salita. Tappa affrontata durante il Tour de France il 18 luglio. Bene. Quindi partenza ai cronometri, vediamo se andiamo più forte di seconda, aspetta, seconda, seconda salita odierna, seconda di quella della tappa del 18 luglio del Tour de France. In quell'occasione chi aveva vinto? Boh. E qui abbiamo Gian. Siamo all'ottava salita, Gian. No, sì, ho visto 20 km di questi, mi basta quello. 20 km, sono già cotto adesso. 20 km è una vita. Devo fare di testa, non di gambe. Hai ragione. Alla cima dopo, sei intrappolato al top come un topo. Non sempre un uomo di successo, è un uomo di valore. Quando il prezzo arriva tutto in blocco, nello scrittore copiare te stesso libera meno dolore che farsi tagli nel cuore, nel sangue cercare le parole. Il caso che mi ripigli o che mi ripigli per caso, che tra quelli che han fatto figli qui nessuno l'ha programmato. La mia vita è questo teatro e quando spegneranno le luci non avrò nemmeno un rimpianto se ho vissuto davvero Guni. E per la strada mi chiamano zio, è
è Philadelphia e io sono Rocky. Sarà che al posto di un bambino Dio m'ha dato 2 milioni di nipoti. Ho ascoltato la mia roba come mai ho fatto prima. Sarà pianta meglio prima. Era però le decadenze, l'ho trovata genuina. Ma si sente che non perso ancora il lutto per la fine fatta dalla prima band. Quello che credevo fosse un mio fratello vero. 2 bambini che da zero hanno messo sulla gang. L'amicizia che è finita come sempre nella vita. Per le donne, la politica, l'orgoglio, vile cash. Ricominciare da meno di zero e finalmente sono. Saluto per l'Italia e la France. And everywhere. Okay. Okay, bye bye. Bye. Ciao, 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 ciao. Buona giornata. Grazie. Very, very beautiful. Lago di Roseland. Guardate che meraviglia. Bellissimo, e qua si pompa l'acqua sul colle di Roseland. E dopo 20 km raggiungiamo le col del Roseland, Cormet de Roseland, siamo a quota 2000 metri, totale dislivello al momento siamo circa 7000 metri. Adesso ci troviamo sul Cormet de Roseland. Okay. E abbiamo 20 km di discesa per arrivare a Bourg Saint-Maurice per poi affrontare l'ultima salita, la decima. Sì. Decima, che è il piccolo San Bernardo di 27 km, ma dovrebbe essere pedalabile. Bene, buon vai. Dovrebbero. Abbiamo iniziato la decima e ultima salita verso il colle del piccolo San Bernardo. Abbiamo circa 20 km che ritorneremo in territorio italiano fino a 2100 metri. Esattamente quanti chilometri manchino alla Rosière, penso 12, però per ora la salita è pedalabile, c'è una bella rietta fresca. Fresca. E si pedala anche bene.
stiamo andando su anche un bel ritmo. Vediamo adesso un po' come va. Siamo sulla Rosiera, forse si capisce anche il motivo. Qua è arrivata l'11ª tappa del Tour de France e siamo arrivati anche noi. Ultimi metri. No, manca ancora. Sì. Siamo solo all'ospizio qua. All'ospizio? Manca ancora un chilometro, mi sa. Allora ancora un chilometro. Un chilometro e tre. Ci siamo. Siamo arrivati in cima alla 10ª salita. Abbiamo fatto quasi 8000 metri di dislivello. Siamo sul piccolo San Bernardo. Stiamo scendendo dal piccolo San Bernardo, ancora qualche residuo di neve, fa abbastanza freschino, la strada è bellissima, scendiamo ad Aosta. Siamo alla Twill. Allora Gian, abbiamo ancora pochi minuti. E anch'io di vita. Voglio vedere domani mattina. È stata una bella idea allora questa, eh? Senz'altro. Grazie Buga. Grazie a voi. Noi ci conosciamo. Grazie a Luigi per aver avuto l'idea del Mont Blanc. Penso che sia stato il giro più pazzesco che abbiamo fatto in questi ultimi anni. È un piacere sentirlo. Sì. E Gian ha boccato. Oh, i dati ci danno ragione. Sì, che abbiamo fatto 330 km e 8200 di dislivello. Grazie a tutti, è stato bello.